L'avete visto Patterson, il film? Che bello. La storia di quest'autista. Poeta, autista e soprattutto Contadino. compagno. Stefano è venuto tante volte in libreria, ha presentato sia i libri suoi di poesia, che noi chiaramente abbiamo sempre in libreria, sia altri amici, scrittori e poeti. E ci siamo sentiti in questi giorni, ha accettato l'invito di venire oggi e di raccontarci un po' la sua quarantena. Tocca a te, Stefano. Io in realtà ho avuto una quarantena rispetto a quello che sento dire in giro molto fortunata. Uno perché comunque ho potuto lavorare e guadagnare. Dall'altra parte però ho lavorato di meno. E quindi questo mi ha dato la possibilità di avere più tempo per dedicarmi poi alla mia vita personale, cioè ad esempio a scrivere, sia poesia, anche se poi in realtà ho scritto molta prosa, però ho portato qualche verso così che ho scritto insomma in questo periodo. E poi fare i lavori di campagna, perché l'altra mia fortuna è quella di vivere in campagna, quindi io sono potuto stare molto all'aperto, andare a raccogliere asparagi, andare a spasso con il mio maremmano, fare le potature, piantare, il periodo in cui si mettono giù i semi per l'orto. E quindi questo mi ha dato l'opportunità, insomma, di avere più tempo dilatato, senza dover sempre correre per il lavoro, per cercare di fare tutte le cose di cui nella vita vorremmo portare avanti, che sono le nostre passioni. Non so se per dire il virus sia nato in un laboratorio, se sia voluto o se sia la natura che risponde, però di sicuro un'azienda che vuole imporre il proprio cibo attraverso gli OGM, facendo del seme non patrimonio dell'umanità, ma di una proprietà privata, in cui piegherebbe la maggior parte delle popolazioni del mondo, perché la maggior parte delle popolazioni del mondo è fatta ancora anche di contadini, come il mondo è fatto ancora di boschi, foreste e campagne. Noi invece abbiamo sempre una politica che si concentra su poche città. Io nella mia poesia appunto da parecchio tempo, cioè, metto questo contrasto un po' tra la campagna, che si subisce sempre le regole che vengono dettate da poche città. Poi se pensiamo soltanto all'Italia, in quattro città risolvono le votazioni. Spesso una città è in grado di imporsi come modello, come è stato spesso la Lombardia e i partiti che insomma l'hanno percorsa. Come in questo momento siamo controllati, e quindi la robotica è arrivata dai droni, perché ci sono stati anche a Pesaro il 20, a Pasqua, forse non è diffusa come notizia, ma l'esercito li ha portati su da Monte Cassino, e sono droni che viaggiano all'altezza di 400 metri d'altezza, quindi non li vediamo noi da terra, però sono in grado di fotografare un sassolino. Ecco, un controllo per vedere se abbiamo una mascherina. Allora ti controllano col drone per vedere se hai la mascherina, giocare un po' sulle parole, questa non è poesia, ma è una pubblicità, uno slogan al contrario, anticapitalista. Però ti hanno dato gratis la libertà di scrivere quello che vuoi sul blog ogni mattina. Cioè la falsa libertà che pensiamo di avere avuto. Eppure attraverso questi mezzi, secondo me, si crea un pensiero indotto. Attraverso algoritmi che studiano prima le persone e poi gli inviano ripetutamente dei video fatti in una certa maniera, si può portare un pensiero indotto. Se andiamo a vedere nel vocabolario della Treccani, complottista è chi fa i complotti. Oggi si è aggiunto questo secondo significato, che il complottista è quello che dice delle fake su teorie più assurde. Probabilmente chi fa i complotti e utilizza i mezzi di comunicazione le crea anche delle teorie di complottismo esagerate. Per creare un pensiero, secondo me, indotto sulla popolazione, perché vedo intorno quando si parla con le persone, che a ogni dubbio che noi ci poniamo, che non è ancora una teoria, però siamo in allerta e guardiamo insomma i fatti come accadono. Dall'altra parte, invece nel confronto, invece di esserci portati degli argomenti, veniamo bollati, si chiude lì la discussione come complottista. E spesso questo pensiero indotto vedo che crea non solo che tutti diventano un pensiero omologante e pensano di pensare senza pensare di essere stati pensati.
Pensiero indotto, pensiero omologante, e questa forma poi di fascismo che non si accetta più l'opinione o le argomentazioni di un'altra persona. Cioè siamo già alla fine, insomma, di una democrazia a livello insomma, psicologica delle persone. Cioè, sta cambiando, insomma, l'antropologia di un uomo che è in funzione della macchina, e dalla macchina, insomma, ascolta con grande interesse, con una, dandogli, insomma, un atto di fede. Un'altra cosa che ho notato già da prima, ma in questo momento si vede moltissimo, che noi siamo in un periodo in cui continuamente nasce un movimento improvvisato su qualcosa. Basta un argomento e nasce un movimento, che però non ha né dei, oltre a essere combattivo rispetto a quell'argomento che ha scelto, non ha una visione sulle altre cose che accadono sul mondo. E inoltre questi movimenti crescono e nascono continuamente e poi scompaiono. Secondo me hanno anche questo un risultato su una teoria, diciamo, della comunicazione, perché a un certo punto ogni individuo percepisce un movimento come qualcosa di inutile, che non avrà la forza per raggiungere poi un obiettivo. Ovviamente un movimento in realtà in passato si intendeva un gruppo di persone che tra di loro si conoscevano e discutevano, mentre spesso così nei social è una proposta di qualcuno sparata lì e c'è un seguito che comunque non avrà la forza di raggiungere poi il suo scopo finale, che forse appunto non è di nessuna utilità, perché bisogna avere una visione, secondo me, più allargata del mondo. Io in questo periodo ho scritto delle cose, dicevo, molto di più di prosa, sono degli appunti, sono delle cose molto semplici, dove un po' anche ridico delle cose, insomma, nei versi di quello che ho detto adesso, però partirei da una prima che avevo scritto poco prima della quarantena. Era uno dei pochi giorni invernali dove insomma ha tirato un vento un po' più freddo, perché ecco, ci sono anche altri problemi. Chi vive in campagna ad esempio si è accorto che qui non sta piovendo mai. Mamma mia. Comunque, ode all'ozio. Sibila il gelido vento e dormono le squame dorate sul fondale dei laghi. Scricchiola la legna avvolta nella danza delle fiammelle sincere, emana la stufa il suo amore. Sentinelle sono i lupi in agguato sulla neve cremosa, gli istrici accudiscono i cuccioli nella tana segreta. Una sigaretta, un tè, nient'altro, un piccolo gesto cordiale come scendere lento le scale e nel silenzio mammifero cogliere il fiore di un canto semplice e onesto, abitare questa solitudine lieta dove dolce tepore è la vita. Invece questa è una poesia scritta anche abbastanza velocemente, che in questo momento non so se poi un giorno la scarterò, ma in questo momento ve la voglio leggere. Ed è una passeggiata notturna con il mio cane nella campagna. E quindi la rivolgo a tutti quelli che invece abitano nelle città. Ah, se si potesse dire la luce sui campi della luna, che fra 3 giorni sarà piena. Ah, se si potessero dire le ombre delle piante proiettate sulla strada. Ah, se si potesse dire il silenzio nella campagna tra le case lontane. E se si potesse dire il respiro
del cane che segue il mio passo. E ancora, se si potesse dire il profumo dell'acacia e del sambuco nella danza delle lucciole, se si potesse dire il sentire e tu potessi capire, allora verrei a salvarti dalla tua prigionia nelle città assediate dalla pandemia. Se solo si potesse dire ora, senza pena, che è già luna piena. E per ora due quartine d'appunto sul virus, che vorrei intrecciare in realtà un tema sul virus, insomma, del laboratorio, della natura, e il virus informatico e gli altri virus nascosti dietro, però per ora parlo soltanto del virus, di questo coronavirus, questa cosa assurda che si nasconde nel quotidiano. E quindi sono solo due quartine, mi sono dato tempo, lascio che insomma passi il tempo e che arrivino altri versi, ma in fondo anche adesso queste due quartine potrebbero essere per questo periodo concluse. Sul virus. Si nasconde in agguato sulle maniglie, il nemico invisibile, sui pulsanti del distributore del caffè, nelle figlie, nel respiro amoroso degli amanti. Grande come una parte di 600 di un cappello, il killer del soffocamento. La superbia dell'uomo si fece coniglio e decreti del ministro del consiglio. Grazie. La campagna è la diversità, le campagne, la città. Sia al singolare che al plurale rimane sempre città, che quindi è un'omologazione per forza.